Sì, grazie Presidente. Dunque, questa mozione per la candidatura di Ostia Antica a patrimonio dell'UNESCO è un po' il proseguimento dei lavori della Commissione, perché ho sempre cercato di dare l'attenzione a diverse praticamente parti delle zone di Roma che non fossero soltanto il centro storico, ma anche diversi siti di egual prestigio ed egual rilevanza culturale. Il centro storico di Roma è patrimonio dell'UNESCO dal 1980, qui per esempio, e siamo nel decimo municipio, abbiamo un parco archeologico che è uno dei più grandi siti archeologici esistenti, quindi parliamo di ettari ed ettari di terreno a ridosso del centro abitato di Ostia Antica, appunto nel decimo municipio. I primi insediamenti qua risalgono al IV secolo a.C., durante l'età imperiale ha acquisito un aspetto urbanistico completo, con l'inserimento di un teatro, di un foro, di un centro politico e religioso. Tutto questo unito anche a delle architetture militari, religiose e civili, quali il castello di Giulio II, la basilica di Sant'Aura, che con l'episcopio e il salone riario, decorato da splendidi affreschi del Peruzzi del periodo del Cinquecento, abbiamo anche poi il borgo antico e qui vediamo una rilevanza storica anche data dalle mura, che sono delle mura medievali, si è sviluppato poi nei secoli successivi e tutto questo viene inserito in un contesto che confina con un'area naturalistica di grande pregio, che è quella della riserva naturale del litorale romano. Quindi questo grande, direi, valore paesaggistico e culturale ha veramente un unicum che va posto all'attenzione proprio per renderlo anch'esso candidabile al sito UNESCO. Ora, noi questa proposta l'abbiamo discussa in commissione già molto tempo fa, a luglio. Erano presenti, hanno partecipato la Prologo di Ostia Antica, l'Ecomuseo del Litorale, insomma altri rappresentanti del territorio. E ci tengo a dire che poi, diciamo, nel uscire all'unanimità anche col parere della Commissione, non ho voluto subito calendarizzare questa mozione perché volevo evitare la strumentalizzazione poi politica che poteva essere fatta, visto che poi il decimo municipio è andato ad elezioni dopo il commissariamento. E purtroppo mi duole dire che qualche parte politica invece sotto le elezioni ha ben strumentalizzato l'argomento. Ci tengo a dirlo questo perché in realtà uscire all'unanimità dalla Commissione, quindi con tutte le parti politiche, è importante perché questo processo che deve essere portato avanti per la candidatura è un processo abbastanza complicato e complesso, quindi richiede la partecipazione di altri istituti e rappresentanti appunto istituzionali, quali, oltre alla Sovrintendenza di Roma Capitale, la Regione Lazio, il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero degli Esteri, la Sovrintendenza Archeologica e ovviamente anche i rappresentanti istituzionali, quindi il decimo municipio e le associazioni che, come ho detto, del territorio sono già stati sentite in commissione. Questa documentazione va poi presentata al Consiglio direttivo della Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, che l'inserirà poi nella lista da sottoporre proprio alla candidatura al Patrimonio Mondiale dell'Umanità. È evidente quanto sia importante questo percorso e quindi poter salvaguardare un'area di grande pregio che, come dicevo, parliamo del Parco archeologico di Ostia Antica, il borgo, il castello di Giulio II, la riserva naturale del litorale, e inserirla quindi nei siti del patrimonio mondiale dell'umanità, così da farla divenire quindi una meta di turismo mondiale consapevole, quindi di un turismo attento all'ambiente e che possa quindi far vedere e promuovere della città di Roma anche altri luoghi che sono comunque di prestigio e che possano attrarre visitatori internazionali. Grazie.